Il dottor De Fazio. Innanzitutto buonasera a tutti i presenti e un ringraziamento a Diego e a Francesco per avermi coinvolto in questo incontro tra amici per ricordare quello che fu uno dei veri del Regio Esercito che causò oltre mille fucilati ed un elevatissimo numero di condannati a pene detentive. È una situazione, come si può dire, abbastanza anomala che si parli di queste persone, però diciamo, io devo fare anche una premessa. In sintesi, gli italiani parteciparono alla prima guerra mondiale, gli italiani tutti, con una legislazione vecchia e superata, non tenendo conto di quelle che erano le garanzie costituzionali, che erano differenti per il personale civile nei confronti del cittadino, perché noi eravamo cittadini, chiamati alle armi. Nello specifico, quello che ho sempre pensato io, che il generalissimo Cadorna, per esempio, agiva nelle sue, diciamo, nei suoi metodi di comando, agiva come se fosse a capo di un esercito di soldati mercenari e non di un esercito di cittadini soldati. E da qui deriva la mia convinzione personale, forse, che alla base di molti degli atteggiamenti assunti dai soldati durante la prima guerra mondiale, che poi hanno portato alla irrorazione di quelle che erano le sanzioni, dalla più lieve dall'ammonizione alla fucilazione, non ci sia stata la codardia. Ma sto dicendo una cosa, io non sono uno storico e me ne scuso, ma sono un piccolo cultore che mi piace ragionare di queste cose. Molti di questi fenomeni possono essere inquadrati, secondo me, come disobbedienza individuale o collettiva. Allora, quando noi parliamo di disobbedienza, non dobbiamo solo pensare ai disertori, che furono moltissimi, poi vediamo un po' di dati, ma anche ad altre forme di ribellione: la resistenza passiva, l'abbandono delle armi, gli atti di insofferenza verso i superiori e i cruenti gesti di autolesionismo, si sparavano ai piedi, alle mani, tutto questo per far sì di farsi esonerare dal fronte. Mi spiego meglio perché altrimenti potrei generare una confusione. Disobbedire in tempi di guerra ha significato avere anche coraggio, molto spesso un coraggio più grande o simile a quello che richiedeva l'uscire dalle trincee, perché non andare all'assalto e rifiutarsi di fare il dovere tra parentesi di militare significava che la punizione era sicuramente prevedibile, c'era sicuramente quello che noi possiamo definire la fucilazione. Io vorrei porre alla vostra attenzione dei piccoli dati, cioè un po' di statistica. Allora, nel 1915-18 più di 4 milioni di italiani furono chiamati alle armi. Un soldato su 14 subì un processo penale, uno su 24 venne processato come disertore e 15.000 persone furono condannati all'ergastolo e più di 4.000 persone furono condannate a morte. Questi sono i dati ufficiali del Ministero, chiamiamolo, della Difesa. I numeri un pochettino più pregnanti ci dicono chiaramente che ci furono 870.000 militari denunciati, 470.000 perché non si presentarono alla leva. Poi ci furono 170.000 condanne, di cui 111.000 per diserzione e 220.000 condanne a pene detentive, di cui 15.000 all'ergastolo. E inoltre, in ultimo, e quello che interessa a me, ci furono più di 4.000 condanne a morte, di cui 750 eseguite e 50 furono eseguite dopo la fine della prima guerra mondiale, cioè nel 1919. E questi sono dei numeri drammatici che raccontano la lacerazione vissuta dal nostro paese nella Grande Guerra, un conflitto che la maggior parte della popolazione non avrebbe voluto. Nello specifico adesso io vorrei proporre a voi, e qui sta la mia provocazione, una delle pagine più nere
della storia del conflitto. Tutto ciò però in omaggio alla memoria di questi migliaia di militari italiani fucilati da parte dei superiori gerarchici, spesso adottando dei metodi che non erano previsti, il metodo della decimazione. La decimazione non era prevista in nessun esercito europeo, fu inventata dai romani, ma poi si resero conto i romani, che erano, diciamo, degli esperti anche militari, che la decimazione era ingiusta. Ci furono almeno 750 soldati italiani giustiziati di fronte ai plotoni. Ma io adesso vorrei farvi notare una piccolissima cosa. Allora, questo capitolo della storia, cioè quello dei fucilati, fu tenuto in ombra per parecchi anni, volutamente dimenticato, perché ci fu l'epopea di quello che era la vittoria, di quello che erano le geste eroiche dei soldati italiani. Però bisogna anche dire una cosa, che già nel 1915, dopo pochi mesi dell'entrata in guerra, ci furono le prime decimazioni. Noi parliamo solo di decimazione, non di... Allora, per esempio, nel 1915, il 30 giugno, la Brigata Messina ebbe un imprecisato numero di vittime per fucilazione, molto spesso non venivano nemmeno segnalate. Nel 2016 ci furono tre fucilate nella Brigata Acqui. Nel luglio del 2016 la Brigata Salerno furono 8 fucilati, la Brigata Lazio un fucilato nel 2016, i bersaglieri, il 14° reggimento bersaglieri 4 fucilati, il 5° reggimento del Genio 2 fucilati, il 47° bersaglieri 3 fucilati, la Brigata Regina 6 fucilazioni, la Brigata Toscana, il 76° reggimento 2 fucilati, la decimazione degli alpini a Cervicento, e così via. Cioè, questo per dimostrare che già dall'inizio della guerra, caspita, un momento, arriviamo proprio a... Allora, e qui voglio inserire, come la dottoressa mi ha suggerito, ma era già nella mia, quello della Brigata Catanzaro. Voi dite, ma perché questo individuo vuole parlare della Brigata Catanzaro? Ve lo dico subito. Perché la Brigata Catanzaro, nel 141° reggimento e nel 142° reggimento, era formato dal punto di vista percentuale con un'altissima percentuale di calabresi che combatterono nella prima guerra mondiale. Per una definizione, chiamiamola così, storica, i calabresi che combatterono nella prima guerra mondiale furono 177.000, di cui in rapporto alla forza lavoro e in rapporto all'aspetto di questi giovani che furono chiamati, ci fu una chiamata alle armi che sfiorò il 90%, cioè questo indica quelli che sono stati i numeri, ed ebbe la Calabria 22.000 morti accertati durante le guerre di battaglia in cui le 5 divisioni di calabresi parteciparono. Poi parleremo anche di un altro aspetto, ma io voglio inserire su quel discorso che mi è stato anche sollecitato la storia di questa brigata. Allora, la rivolta di cui fu artefice, perché qui è l'aspetto principale, avvenne il 15 luglio del 1917 a Santa Maria la Longa e fu il primo grande episodio di ammutinamento, non di sedizione, ammutinamento all'interno del Regio Esercito Italiano durante la prima guerra mondiale. È l'unico che sia avvenuto con una vera e propria rivolta organizzata. La Brigata Catanzaro, bisogna dire, che fu una di quelle unità del Regio Esercito Italiano la più impegnata in trincea, impegnata come brigata d'assalto sul Carso in tutte le battaglie, in tutte le 11 battaglie di logoramento che ci furono sul Carso, che il generalissimo, come si chiama, come lo chiamano in generale, il generalissimo, adottò come strategia militare dal luglio del 1915 al settembre del 17 e fu logorata in lunghissimi turni di trincea e nei settori più contesi. Combatté anche sull'altopiano di Asiago a Bosco Capuccio, in continuità con la Brigata Sassari. E poi, se noi vediamo le citazioni sulla Brigata Sassari, ricorda la Brigata Catanzaro, per cui hanno fatto le stesse. Fu composta, come ho detto prima, da due reggimenti, il 141° e il 142°,
E durante la terza battaglia di Risonzo, su San Michele, tra il 17 e il 26 ottobre, perse quasi la metà degli effettivi. Una brigata era formata più o meno da 6.000 uomini. E durante la spedizione punitiva di Conrad, nel 16, il 3 giugno, perse in un solo giorno di battaglia, il 141esimo, il 38% degli effettivi, cioè 333 morti. Questo lo dico perché adesso narriamo quello che effettivamente è successo. Nello specifico, infatti, la brigata Catanzaro fu interessata da due casi di decimazione. Il primo episodio avvenne il 28 maggio del 1916 su Monte Moscià, presso Asiago, in concomitanza ad un'operazione militare finalizzata alla riconquista di questo rilievo, poi perfettamente riuscita, ed interessò 12 militari appartenenti alla quarta compagnia, accusata di ingiustamente, frettolosamente, di sfandamento. Ma in realtà che cosa era successo? Che si era trattata di una momentanea confusione, perché fattori meteorologici, cioè una scarica di pioggia, fece confusione tra le truppe che si rifugiarono in un boschetto. Santi Dio, ci siamo messi sotto una tettoia. Allora, non fu interpretata così. Otto fanti furono sorteggiati e furono fucilati insieme a quattro superiori accusati di non aver impedito il reato. Vi voglio far notare che in questa azione la brigata Catanzaro ebbe l'encomio del comando supremo proprio per la stessa azione che aveva fatto. Vi rendete conto l'assurdità dei comandi? Il secondo episodio, che è quello più grave ed è molto più drammatico, avvenne nel luglio del 17, a seguito della più grave rivolta, come ho detto prima, avvenuta di truppe combattenti. La brigata era stata impegnata su più fronti, dal Carso all'altopiano di Asiago, e citata nel bollettino per l'atteggiamento doloroso del suo reggimento 141, che era stato anche decorato con la medaglia d'oro. Vi voglio far notare le contraddizioni. Nel luglio del 17 i soldati erano stati inviati a Santa Maria la Longa dopo un lungo periodo passato in prima linea, con la promessa di un meritato e duraturo riposo, finalizzato poi al trasferimento del fronte, sul fronte trentino, più tranquillo di quello degli Risonzo. Perché noi sappiamo tutti, la professoressa può poi, che c'erano, non in tutte le i fronti le attività militari erano così frenetiche come il fronte del Carso. Per esempio in Carnia, in Trentino, non c'era assolutamente nulla se non movimenti sporadici, per cui queste divisioni, chiamiamole queste brigate, furono logorate da questa situazione. Dopo pochi giorni, abbiamo detto, arrivò l'ordine di tornare in prima linea sul Carso. A questo punto molte reparti dell'unità, ma principalmente i soldati di una compagnia del 141esimo, reagirono violentemente impugnando le armi contro lo stesso ufficiale, e dopo alcuni scontri durati l'intera notte, che causarono molti morti da ambo le parti, i rivoltosi si arresero perché furono circondati da squadroni e carabinieri, da cavalleria, da cannoni, eccetera, eccetera, ed aerei che sorvolavano addosso. E una volta che si arresero, successe quello che doveva succedere, cioè la decimazione di questa brigata. Nel senso che furono individuati immediatamente 12 fanti, ne furono aggiunti altri 8 presi immediatamente con le canne dei fucili fumanti, furono portati al muro e fucilati di fronte alla chiesa. E certamente di fronte alla chiesa. Allora, come ho detto prima, alle bandiere del 141esimo e del 141esimo furono assegnate le medaglie d'oro. Questo indica che, secondo me, c'era un po' di confusione in quelli che potevano essere i rapporti tra le alte gerarchie e gli ufficiali della truppa. Ho detto prima che le perdite che ebbe questa brigata furono 17.500. In ordine con la Sassari, credo che abbia avuto più o meno la stessa cifra di morti. Insomma, allo stato attuale parliamo di circa 15.000 sardi, ma non della Sassari. Non tutte della Sassari, come giustamente. Però ci sono delle attinenze incredibili tra le due. Tra le due brigate, tant'è vero che sono le due brigate più uno, diciamo, più decorate. Ecco dove sta la rabbia delle persone, che io ho recepito da quando ero piccolino, quando tutte le persone andavano ai monumenti e vedevo che molte persone erano un po' così. E adesso cercherò di far capire il perché. Allora, la prima cosa che si potrebbe pensare quando uno
dice queste cose senza parlare delle bandiere decorate, delle medaglie d'argento che furono 12, e 12 furono quelle della Sardegna, pari e patta, uno pensa, ma questi che cos'erano? Erano dei vigliacchi. Allora, benissimo, hanno fatto bene a fucilarli. Però se noi andiamo ad esaminare quello che era poi, diciamo, l'intimo di queste persone, vediamo e scopriamo che ci fu una marea di ingiustizie che sono state perpetrate in nome della giustizia militare. È lì il problema. Io vi voglio solo far notare un'altra cosa. Nella prima guerra mondiale il fattore umano contava pochissimo. Al fronte i soldati non potevano fare altro che obbedire, andando incontro ad una morte certa. Perdevano persino la dignità di esseri umani. Forse mi sto spingendo un po' troppo. Vai. No, nel senso che... Non sono la moderatrice. Non la moderatrice. Io ho condiviso tutto quello. Le esecuzioni, quasi sempre, erano scarsamente motivate. Bastava il malcontento di fronte ai mancati avvicendamenti o al cibo cattivo per far parlare di sedizione e provocare draconiani provvedimenti. Era sufficiente che un soldato fosse sorpreso a compagliare in una cascina abbandonata o rientrasse in ritardo o non soldasse un superiore per scatenare assurde e salutari sanzioni. Combattevano per qualcosa che era estraneo, incomprensibile, distante. Cosa poteva importare a un giovane calabrese di liberare Trento e Trieste? Quasi sempre nel nostro esercito le fanterie erano formate da contadini, in Sardegna contadini e pastori, la maggior parte analfabeti e che non erano mai usciti dal loro piccolo ambiente, sradicati dai loro campi e dalle loro case, e neppure esisteva un forte sentimento patriottico, perché tutti noi sappiamo come fu fatta e a che prezzo fu fatta l'Italia, e vi ricordo che era stata unificata da poco più di 50 anni. In conclusione, la storia dei fucilanti è stata tenuta in ombra e io credo che è stata volutamente dimenticata. E cito Benedetto XV, che durante la guerra disse chiaramente e etichettò questo grande massacro come un'inutile strage. In realtà i soldati combattono per mille motivi e non solo per la paura del plotone di esecuzione. Questo concetto il generalissimo Cadorna non lo aveva mai compreso. Grazie e scusate se mi sono fatto.